Buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti, ai candidati che hanno appena terminato le loro presentazioni e un saluto particolare ad amici e parenti dei candidati che stanno seguendo questa inedita modalità di proclamazione. Oggi abbiamo concluso la seconda sessione di laurea di questo anno accademico, no? La conclusione è con una modalità diversa rispetto a quella che abbiamo avuto nell'autunno, perché voi sapete quello che ci è successo in questi mesi e quindi si è perso un po' quello che normalmente è il momento della laurea. Noi siamo abituati a vedere durante la discussione delle tesi i parenti, gli amici e adesso invece e poi anche la proclamazione. Questo è il momento finale, il momento anche più importante perché in realtà io adesso pronuncerò una formula di rito e automaticamente è una cosa quasi come in altre poche occasioni della vita, un'occasione simile a quella della laurea e quella del matrimonio. Uno entra in chiesa, il sacerdote pronuncia una formula di rito e automaticamente uno si trova marito e moglie per il resto della vita. Quindi una formula è in grado di cambiare il destino e la vita di due persone. Anche qui la laurea è un momento importante perché è la fine di un percorso che è cominciato tanti anni fa. Non è solo un percorso per gli studenti, è un percorso anche per le famiglie che vi hanno sostenuto in questi anni e che hanno aspettato questo momento con ansia. Normalmente in questo momento io ricordo le precedenti sedute, mi trovo i candidati in piedi davanti alla commissione, i candidati commossi, la famiglia commossa e devo dire la verità, commosso anche io perché vedo praticamente negli occhi di questi ragazzi che stanno per diventare dottori, l'ansia per sapere il voto, diciamo l'emozione, e io invece adesso vedo un bel monitor dove vedo la mia faccia, quindi anche per me è un momento un po' particolare, ma sono tempi particolari, voi mi rivolgo ai candidati. Non avete avuto la possibilità di fare passare questo momento nelle bellissime aule della nostra università. Però, diciamo, credo che anche questo momento sarà un momento che uno ricorderà perché certamente questa modalità e questi tempi direte quando sarete grandi, grandi. Tra tanti anni, magari direte, io mi sono laureato al tempo del coronavirus. Abbiamo fatto stamattina la discussione, io ero con la mascherina, d'altronde io qua sono in una sede che è diventata soltanto una struttura sanitaria solo per trattare pazienti con pazienti Covid, quindi da noi sostanzialmente è obbligatorio l'uso della mascherina, avevo anche delle persone dentro, quindi ho dovuto fare tutta quanta la seduta con la mascherina, che adesso però ho tolto proprio perché non volevo lasciare questa immagine tremenda come ricordo. Quindi io adesso procederò con la proclamazione dei candidati e vi comunicherò i vostri voti. Voglio comunque farvi, prima di cominciare, i migliori auguri a nome di tutta quanta la commissione che mi sta comunque ascoltando col nostro canale universitario per i vostri risultati. Vi auguro un brillante futuro professionale. Speriamo che siamo partiti da un momento triste della nostra storia, no? Della nostra storia, della nostra nazione e del mondo. Ma spero che il vostro futuro sia luminoso e che ci faccia dimenticare questi momenti terribili. Quindi un augurio a voi e un augurio alle vostre famiglie. Detto questo, passiamo alla fase ufficiale. Valutati i curricula dei candidati e i risultati della prova finale odierna, che questa commissione ha giudicato positivamente, in qualità di presidente della stessa, per i poteri conferitimi,
dal magnifico rettore dell'Università degli Studi di Milano, proclamo coloro che saranno nominati dottori in fisioterapia con la seguente votazione. Questo è il momento in cui in genere nelle nostre aule c'è l'applauso. Io qua non c'ho davanti voi, ma l'applauso lo facciamo lo stesso. Tanti auguri. In genere si va a festeggiare, ma questo è un momento in cui io consiglio di festeggiare in maniera limitata e a distanza, perché è un momento in cui non si può neanche fare quello. I salti e i brindisi nel giardino dell'università oggi purtroppo non li possiamo fare. Vi saluto e vi rinnovo tanti auguri. Chiudo la comunicazione. Arrivederci.